marzo 2021 ci eravamo lasciati con il trasloco delle mie tetraponera rufonigra, da un nido in legno ad un in gas beton. La decisione di utilizzare un nido che non fosse di legno nasce da una riflessione fatta tenendo conto delle condizioni, temperature e umidità tipiche del loro luogo di origine. Essendo una specie arboricola che nidifica in zone umide e spesso soggetti a forti piogge, la sistemazione in un nido di legno, per quanto la ritenessi assolutamente idonea, non mi permetteva di regolare un parametro che si è rivelato essere determinante: l'umidità. Per far fronte alla necessità di controllare quel parametro fondamentale, ho pensato di traslocare la colonia, arrivato ormai quasi allo stremo, in un ambiente che mi rendesse più facile gestire la situazione idratando 3 volte a settimana. Di fatto, già a maggio, appena 2 mesi dopo il trasferimento, il miglioramento era visibile. Nuove deposizioni, larve che avevano un aspetto sano, nuove pupe e qualche operaio in più. La regina mostrava di essere in ottime condizioni. Ecco com'è la colonia a distanza di 5 mesi, letteralmente trasformata. Non c'è un punto del nido che non è coperto di prole. La regina, come potete vedere, gode di ottima salute e viene costantemente accudita dalle operaie, che nel mentre hanno visto esplodere il loro numero. In verità, speravo in un simile risultato, speravo che la colonia si riprendesse. Le riflessioni fatte sulle loro condizioni si sono dimostrate veritiere. Ovviamente, mantenere un gradiente di umidità adatto non è l'unica cosa importante. Per tutto questo periodo le ho mantenute costantemente a 28 gradi e le ho nutrite regolarmente con carboidrati e una certa varietà di insetti. Grazie a questo aumento, ho ritenuto necessario fornir loro un'arena più grande, dato che la maggior parte delle operaie è sempre in giro a foraggiare. Cercando di non farmi pungere, scollego il formicaio e chiudo l'ingresso con del cotone. Poi faccio lo stesso con il tubo. Per evitare che spostino detriti o covata nell'intercapedine tra pavimento e nido, rimuovo le viti da quest'ultimo per fare in modo che aderisca al substrato dell'arena e che la copertura aderisca correttamente. Non appena rimuovo il cotone, le prime operaie fanno capolino ed iniziano a esplorare il nuovo spazio. Thank you.
non va dimenticato che questa è una specie predatrice dallo spiccato istinto venatorio. Dotate di un'ottima vista e di pungiglione, queste formiche disdegnano prede morte o immobili, quindi qualche neanida di Blaptica dubbia viva è proprio quello che fa al caso loro. Non appena vengono individuate dalle foraggiatrici, ogni blatta viene inseguita ed infine bloccata e punta. Come sempre, le attività di caccia di questa specie sono davvero spettacolari. Rapide, precise, inesorabili. Nemmeno l'esoscheletro chitinoso di queste blatte è un problema per il loro pungiglione. Ogni volta che mi appresto a pulire la loro arena, trovo ben poco di quello che ho fornito. Ogni singola parte della preda viene sminuzzata e spolpata, e ben poco ne rimane. Non c'è da stupirsi per questa incredibile ripresa. Una volta fornite le condizioni ottimali, queste formiche sono in grado di sfruttare al meglio ogni fonte proteica messa a loro disposizione. Non posso nascondere di essere veramente felice di come siano cambiate le sorti di questa colonia. Appena 7 mesi fa ero davvero terrorizzato all'idea che fosse giunta la sua fine. Invece, vederla ora così, prospera in salute, mi fa provare un che di appagamento. E spero di continuare a godere del piacere di allevarle ancora per lungo tempo. Se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video.